oggi consigliamo qualcosina di gustoso. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Che cosa facciamo oggi? Oggi vi consiglio 5 volumi unici manga. In tantissimi spesso mi chiedete come approcciarsi ad un autore, oppure quale opera di un certo autore andare a leggere. E la risposta spesso cade in questi volumi unici. Così ho deciso di portarvi un piccolo video che possa restare con questi consigli manga. Iniziamo subito con un volume davvero super, ovvero La musica di Marie di Usamaru Furuya. Un autore davvero strabiliante. Io sono rimasto davvero folgorato da questo volume, edito da Coconino Press per un prezzo di copertina di 25 euro. In questo mondo distopico tra il magico e lo steampunk, governato da infiniti ingranaggi, tutti vivono in pace e in armonia, vegliati dalla Dea Marie, che osserva il mondo sorvolando il cielo. Kai e Pipi, che sono i protagonisti di questa storia, sono un ragazzo e una ragazza che intraprendono un viaggio che metterà in dubbio tutte le certezze di questo mondo, verso la verità profonda. Una storia davvero unica che parte con un'atmosfera sognante, quasi da film dello studio Ghibli, per poi diventare un'opera estremamente riflessiva, sia dal punto di vista teologico che dal punto di vista sociale. Il progresso che destabilizza l'equilibrio nell'eterna contrapposizione tra scienza e fede, fino ad un finale davvero meraviglioso e costruito in modo più che eccellente. Davvero uno dei migliori volumi unici che io abbia mai letto. Se state amando Heavenly Delusion come me, non posso far altro che consigliarvi Gaten Row, dello stesso autore, Masakatsu Ishiguro, pubblicato da Dinit con un prezzo di copertina di 16,90€. Gaten Row è in realtà un edificio, all'interno del quale avvengono tutte le bizzarre storie degli strani individui che lo frequentano e che ci vivono. In questo volume vedrete un po' di tutto, da ragazzini alla ricerca di riviste erotiche, fino a poliziotti spaziali, storie di robot e assurdi personaggi sfaticati. E in mezzo a tutto questo, l'ispettore Saeko Sakuraba indaga ad un caso di omicidio, dove due fratelli piuttosto misteriosi sembrano essere la chiave del caso. Riuscirà la gente a svelare questo intricato enigma ed arrivare alla verità del caso? Per scoprirlo, dovete leggervelo. Un volume che ha al suo interno tutte quelle caratteristiche che ritroviamo un po' in Heavenly Delusion, compresi i tanto amati colpi di scena. Una lettura davvero piacevole, con lo stesso stile grafico, dai tratti un po' bambineschi dell'autore. La costruzione di questo volume è davvero particolare, perché tutte quelle che sembrano essere storielle autoconclusive non connesse tra di loro, in realtà sono pezzi di un puzzle che ci aiutano a spiegare questa stramba ambientazione. Nei vari capitoli si passa dalla comicità dell'assurdo per arrivare fino alla fantascienza e al giallo, con una storia costruita quasi per far confondere il lettore, fino ad arrivare ad un finale che mi è piaciuto davvero tantissimo. Una sperimentazione dell'autore, insomma, che io considero il precursore totale di Heavenly Delusion. Quindi lo consiglio estremamente a tutti quelli che stanno amando quest'opera. Se gli anime di Satoshi Kon vanno a scavare nella profondità dell'essere umano, la sua carriera di mangaka è caratterizzata da atmosfere sognanti che si ritrovano un po' in tutte le sue opere. Sicuramente un ottimo modo per conoscere questa parte della carriera del maestro è leggersi La stirpe della sirena, pubblicato da Star Comics con un prezzo di 15 euro nella collana Umami. Insomma, uno dei pochi volumi che ancora si trova in giro di Satoshi Kon. Ma di che cosa parla questo volume? Essenzialmente, in una piccola cittadina marittima del Giappone viene tramandata una leggenda di un patto tra un sacerdote e una sirena per garantire la prosperità del villaggio. Il sacerdote dovrà custodire per 60 anni un uovo misterioso per poi restituirlo al mare e ottenerne uno nuovo. Il mantenimento della tradizione viene però messo a dura prova dal mondo che cambia, dal progresso, dalla modernizzazione e dall'urbanizzazione, e in particolare dal piano di costruzione di un ambizioso
prestigioso resort da parte di un investitore. Il completamento del rituale è alle porte, ma è in forte rischio. Riuscirà Yusuke, il figlio del sacerdote in carica, a vincere i suoi dubbi e a risolvere l'intricata situazione? Lo scoprirete in questo volume. Una bellissima storia che ci mostra il folklore giapponese che si affaccia alla modernità e dove questa alternanza continua tra realtà e magia ha permesso all'autore di realizzare un'opera molto originale, ma allo stesso tempo davvero profonda. Lettura consigliatissima. Un volume splendido, non c'è nient'altro da dire. In tanti spesso mi chiedete con che cosa iniziare a leggere Taiyo Matsumoto. Questo volume unico, Gogo Monster, edito da J-Pop con un prezzo di copertina di 15 euro, è perfetto. La storia di un ragazzino di 9 anni, Yuki Tachibana, che vive in equilibrio tra due mondi. Nel mondo reale viene preso in giro dai compagni e spesso viene anche ripreso dagli insegnanti. È un bimbo solitario che racconta di esseri incredibili che soltanto lui può vedere. Nella sua fantasia, invece, questi misteriosi esseri prendono vita in una lotta tra bene e male. Un manga sulle persone speciali e sulla loro difficoltà a sintonizzarsi con chi gli sta intorno. Il maestro Matsumoto descrive davvero in maniera magistrale il mondo dei bambini. Il suo disegno particolare, dettagliato ma allo stesso tempo un po' sbilenco, calza alla perfezione con quest'opera, tra realtà e immaginazione, dove i bambini, per la loro sincerità e spontaneità senza filtri, diventano quasi dei mostri. Pazzesco. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Altrettanti di voi mi dicono che vogliono iniziare a leggere Junji Ito, però non trovano quell'opera, quell'altra opera è troppo costosa. Allora, oggi vi consiglio un volume che non è troppo impegnativo e che ha un costo contenuto. Di che cosa sto parlando? Ma di Dissolving Classroom, ragazzi. Questo potrebbe essere un buon modo per iniziare a conoscere questo mangaka. Un'opera talmente folle, grottesca e disturbante, tanto da diventare quasi comica. La storia di Yuma e Chizumi, fratello e sorella, a dir poco inquietanti. La sorella minore è una bambina spaventosa, irriverente, che proprio gioisce nello spaventare la gente. Il fratello, invece, è un tipo educato e servile. Cerca di mettere sempre una pezza al comportamento della sorella, andandosi a scusare con i poveri malcapitati. Ma il suo gesto di scusarsi è in realtà una potente maledizione in grado di corrodere le persone dall'interno, fino praticamente a liquefarsi. Beh, Junji Ito è Junji Ito, e questo è davvero quello che trovate nelle sue opere. Questo volume è pubblicato da Star Comics per un prezzo di copertina di 8 euro, quindi, proprio come vi dicevo all'inizio, potete iniziare con qualcosa comunque di caratteristico dell'autore, ma comunque un volume piccolino e dal prezzo contenuto. Per quanto riguarda tutti questi volumi, se siete intenzionati ad acquistarli, vi lascio in descrizione tutti i link per poter acquistarli da Amazon con uno sconto del 5%, logicamente usando il mio link affiliato. Così darete anche un piccolo supporto al canale. Spero che questo video vi sia piaciuto e, come al solito, vi chiedo di fare quelle poche cosine importanti, ovvero lasciate un like sotto il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, che è sempre un grande supporto per il mio progetto. Vi ricordo che Nerdy ha anche la sua community su Facebook. Entrate, venite a chiacchierare con noi, fateci vedere i vostri acquisti. Noi siamo sempre lì a condividere la nostra passione. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione troverete anche il link al mio canale Twitch, dove sono live quasi tutti i giorni, e al mio canalino spammino Telegram, dove metto tutto quello che faccio online. Quindi se vi iscrivete al canalino Telegram non vi perdete assolutamente niente. Chiudo questo video lasciandovi i miei contatti social, in particolare la mia pagina Instagram MichelleMario86 e la pagina Instagram di Nerdy. Ricordatevi di fare un salto su questi profili e di lasciare un bel segui. Direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!